L'occasione di ritorno al futuro elettrico c'è stata data da un evento occorso proprio durante il lockdown. Un evento che ci ha permesso di guardare nella sfera di cristallo del sistema elettrico italiano come se fossimo nel 2030 e penso che aggiungerà sicuramente un po' di ottimismo a quanta ne ho già sentita e spero anche di dinamismo negli investimenti nel corso dei prossimi anni perché ne abbiamo bisogno. Come paese, come comunità e a livello naturalmente anche economico. Successivamente, quello che è importante, il contesto, slide successiva, in cui noi ci muoviamo, è un contesto che Elbio France ha voluto approcciare da 35 anni di storia, 6,2 miliardi di raccolta storica su quattro strategie fondamentali negli illiquidi prevalentemente. Buyout, venture capital, real estate e debito, in cui è stata fatta nascere la business line per le infrastrutture energetiche che io coordino. La slide successiva vi mostra quello che è oggi gli obiettivi, quelli che sono oggi gli obiettivi del piano nazionale per l'energia e il clima definito dal governo italiano, in cui, come vedete dai numeri, il focus è chiaramente quello di portare la quota di consumi finali lordi da fonti rinnovabili e sulla generazione elettrica quasi a raddoppiare rispetto agli attuali parametri. Lo stesso sui risparmi nelle energie primarie e quindi un forte focus sull'efficienza energetica, un piano estremamente ambizioso. Focalizzato sull'energia rinnovabile, un piano che ha tutti quanti lasciato immaginare non solo se sarà realizzabile, ma soprattutto se è destinato a un sistema elettrico in grado di tenere alla luce del fatto che, come sappiamo, in particolare le fonti intermittenti, solare e eolico, sono fonti che hanno poca flessibilità, sono fonti rigidi. Ebbene, la risposta a questa domanda, che è una risposta fondamentale a cui tutto il mondo dell'energia, oggi in fortissima transizione, vuole dare risposta, e come ho detto, ci è stata data durante il Covid, è una risposta che abbiamo avuto, la slide successiva, in parte nella prima domenica di aprile 2020. La prima domenica di aprile 2020. Ci ha mostrato una giornata cosiddetta a fortissima decarbonizzazione. Perché? Domanda sicuramente più bassa, non solo perché domenica, ma anche a causa del lockdown, ha portato a una situazione in cui la produzione da fonte rinnovabile è risultata estremamente importante. In concomitanza, prezzi molto, molto bassi del gas hanno fatto sì che l'incidenza della generazione da carbone fosse stata praticamente nulla durante la giornata, sostituita, come ho detto, da prezzi bassi del gas e quindi di generazione dal gas. Ebbene, questa flessibilità che si rende necessaria sul sistema a causa della rigidità della fonte rinnovabile, vedete la concentrazione, l'area gialla della generazione da fonte solare, estremamente importante nelle aree cosiddette calde della giornata dalle 11 alle 4 del pomeriggio, questa flessibilità è stata data solamente in parte dai sistemi di accumulo oggi a disposizione sull'infrastruttura nazionale, prevalentemente pompaggi idraulici, ma soprattutto dall'utilizzo di rinnovabili cosiddette di base che sono state utilizzate in maniera flessibile, quindi l'idrico fluente, la biomassa e la geotermia. Il risultato sul prezzo del kilowattora venduto è stato, come abbiamo sentito anche dal dottor Quadrino, sicuramente non significativo, ma c'è stata una forte prevalenza dei ulteriori costi dai servizi di dispacciamento, dai servizi ancillari, dalla necessità di dover gestire questa situazione nuova per il sistema, ma il sistema ha tenuto. Quindi, abbiamo di fatto la possibilità, abbiamo avuto la possibilità di vedere cosa succede in
un sistema decarbonizzato dal carbone in un sistema a forte incidenza di rinnovabili, un sistema teoricamente anche se vogliamo molto rigido, e quindi il sistema che il piano nazionale vorrebbe realizzare nei prossimi 10 anni, ripeto, per raggiungere obiettivi molto chiari di riduzione dell'aumento di temperatura e quindi di lotta al cambiamento climatico, nel corso del lockdown. Nella slide successiva la sintesi di quello che il Biofrance ha voluto fare. Siamo quindi fieri di aver lanciato una strategia energia che si pone come obiettivo quello di dare accesso al capitale istituzionale, alle opportunità secolari, ai driver di mercato oggi rivolti agli obiettivi ambientali e anche sociali, attraverso una strategia di investimenti in infrastrutture fortemente tematica nei vari settori dell'energia. Una strategia che si declina attraverso varie dimensioni, diversi ambiti di decarbonizzazione, diverse tecnologie non solo intermittenti, ma anche le tecnologie della bioenergia, il biocombustibile, biometano, liquido e gassoso innanzitutto, diversi modelli di business, settori industriali, soprattutto diversificazione geografica a livello europeo, anche se abbiamo naturalmente un forte focus nel sud Europa e vedremo dopo perché, e soprattutto con una struttura di investimento che oggi per noi è prevalentemente una struttura di credito, quindi debito nella struttura del capitale, perché vogliamo dare alto rendimento al capitale istituzionale su base normalizzata al rischio. Vogliamo sicuramente essere di impatto, impatto I ambientale, impatto I sociale, ma vogliamo saperlo dare dando protezione al capitale, cercando alti rendimenti su base normalizzata. La slide successiva, la sintesi di tutto questo: le nostre piattaforme hanno diversi tipi di struttura, quella fondamentale è la piattaforma ad alto rendimento High Yield Energy Infrastructure Debt, un fondo chiuso di investimento nella infrastruttura energetica, in particolare nel debito dell'infrastruttura energetica, con forte prevalenza di contributo greenfield, quindi di nuovi investimenti, sviluppata sui piloni fondamentali del debito infrastrutturale, della resilienza del debito infrastrutturale, della robustezza dei settori dell'energy, disegnati con diversificazione geografica e di tecnologia, fortemente aderente naturalmente all'iniziativa dei climate bond sia nell'ambito e-ambiente che sociale, sulla spina dorsale di un gestore presente sul mercato degli illiquidi da quasi 40 anni, con 6,2 miliardi di raccolta storica e 4 strategie, e con un team fortemente dedicato all'Energy Project Finance. Nella slide successiva, l'obiettivo ad alto rendimento che vogliamo raggiungere è un obiettivo che perseguiremo attraverso l'accesso diretto agli investimenti, attraverso una disciplina, una forte disciplina della gestione del rischio e soprattutto diversificazione. Diversificazione in ambito tecnologico, diversificazione in ambito geografico e diversificazione in ambito della struttura di investimento, prevalentemente senior e quindi non subordinata rispetto agli investimenti equity. Il team che abbiamo assemblato, lo vediamo nella slide successiva, il team che abbiamo assemblato è un team che è stato disegnato proprio per il raggiungimento di questa strategia. È un team in cui abbiamo condiviso esperienze di project financing con esperienze legate al mondo energy, sia convenzionale sia delle energie rinnovabili e delle bioenergie, su due basi geografiche, Roma per il Sud Europa e Parigi, ed è un team che è estremamente maturo e preparato
per la gestione di questa strategia e delle altre strategie di piattaforma che abbiamo. Importante anche, abbiamo voluto dare una voce indipendente già a livello dei comitati investimenti agli investitori istituzionali, selezionando dei membri indipendenti per il comitato investimenti, quindi che non fanno parte della famiglia Elbeo France, che saranno un numero di telefono e un'importante rappresentanza dove si svolge l'azione, senza che l'investitore istituzionale debba aspettare 3 mesi per sapere se il capitale è stato mosso nella giusta direzione rispetto ai desiderata. Spero di essere stato nei tempi, spero che la strategia faccia parte di allocazioni importanti dei prossimi anni, spero di vedervi di persona tutti quanti presto.